Le renne sono animali domestici semiselvatici. Allevate in Lapponia, rappresentano la principale fonte di sostentamento di un antico popolo nativo, i Sami. Scopriremo presto dove le possiamo incontrare anche nel sud della Finlandia, sempre circondate da mille storie e leggende. Sono ruminanti, amanti dei licheni, ma anche di un fungo molto speciale, l'Amanita muscaria. Fungo non mangereccio per gli uomini, del quale sono molto golose. Pare che l'aroma resti nella loro pipì, che i popoli nativi usavano bere, soprattutto vicino al solstizio d'inverno. La pipì è anche un'antica misura Sami. La poronkusema corrisponde alla distanza media che una rena riesce a percorrere tra una pipì e l'altra. Ma qual è il loro verso? In realtà non ne hanno uno, comunicano con gli zoccoli. Hanno occhi chiari d'inverno e d'estate emettono gli occhiali da sole. La palpebra cresce e il colore dell'iride si fa più scuro. Nel sud della Finlandia trovate il Nuuksio Reindeer Park. Un'occasione unica per conoscere le renne e farle felici con qualche buon lichene. Qui sono trattate con amore, si possono incontrare solo nel weekend o su prenotazione per lasciare loro il giusto tempo, pace e tranquillità. A Natale, Babbo Natale passa sempre di qui ed è subito festa. Durante il resto dell'anno conoscerete Helmi, una rara renna bianca che perse presto la mamma restando così piccolina senza latte. Date le tanti licheni, Helmi è molto socievole e come tutte le renne bianche si dice che porti fortuna. L'azienda Sea & Mountain Adventure si impegna a promuovere un turismo sostenibile e la responsabilità ecologica anche nelle pratiche quotidiane. Ha ricevuto il marchio Sustainable Travel Finland e Good Travel Seal. Nella descrizione trovate il link al sito per acquistare i biglietti e godere anche di uno spuntino tradizionale in una tenda Sami, la Kota.